Amici di Kenwood Cooking Blog, oggi prepariamo la ricetta degli hamburger di pesce. 400 g di pesce misto, pane grattato quanto basta, un cucchiaio di parmigiano, succo di un limone, un cucchiaino di olio extravergine, prezzemolo, sale e noce moscata. Montare il tritacarne nella presa motore frontale del Kenwood, col disco per la grana grossa. Nel vassoio superiore aggiungere il pesce da tritare. Azionare il Kenwood a velocità 4 e aiutandosi con lo spingitore far scendere il pesce nel tritacarne. Tritare il pesce finemente, aggiungere al pesce tritato il succo di limone, il parmigiano, l'olio d'oliva, il prezzemolo, regolare di sale e una spolverata di noce moscata. Montare la frusta cappa e mescolare a velocità 1 in modo da amalgamare il tutto. Aggiungere poco per volta il pan grattato regolandosi ad occhio e continuando a mescolare fino a raggiungere una consistenza simile a quella degli hamburger di carne. Con l'aiuto di uno stampino da hamburger e una pressa versare circa 100 g di composto nello stampo e formare gli hamburger di pesce. Per la cottura tradizionale potete usare una piastra in grisa o un padellino antiaderente. Noi abbiamo scelto di cuocere gli hamburger di pesce nel forno a legna alfa pizza 5 minuti grazie all'accessorio BBQ 500 che permette di trasformare il forno a legna in un pratico barbecue con griglia rotante. Dopo aver scaldato il forno e portato in temperatura, abbiamo scaldato la griglia e quindi abbiamo adagiato i nostri hamburger di pesce sopra la griglia e fatto cuocere per circa 10 minuti facendoli dorare perfettamente. Grazie alla funzione rotante della griglia è possibile far girare la griglia in modo tale da allontanare o avvicinare gli hamburger alla fiamma a seconda del grado di cottura che ci interessa. Una volta cotti vi consigliamo ancora di regolare di sale se necessario e servire subito. Buon appetito!